stavo a pensare. Con Anna dice da cagnata, da cagnata. Due cose sono cagnate. Il divano e Conte. Ma che cazzo sta a dire io? Io sono organizzato una cena una sera, sono 30 persone a casa, eh. Vuoi venire? Sì, ma come cazzo fa a organizzare le cene in questo tempo? Cioè, come cazzo fa? Ma che si pazza, sei mai pure a ballà? Mi sono vestito apposta così. Oddio, tu sta fuori di goccia, ti ha fatto male, stavolta andata, tu già non stivi bene, voglio. Ma io mai vorrei sapere da te. Siamo stati un anno dentro a casa, E andavamo invece cazzo, no. sono diventato matto. Vabbè, sono capito. Vabbè, mamma, il virus se ne è ido, ma che problema c'è? Se ne è ido, Mamma mia. sì, stavamo facendo il mondiale delle varianti, c'è cioè manca quella polacca e fanno gli ottavi di finale. Ma che si pazza, ma c'è la variante ungherese, forte. Come salame. È Saporita. forte, molto Sì. forte. Me se ne è ido Covid. Oh, guarda che forte veramente. E vince mondiale secondo te? No, vince mondiale non Ah, penso. ti ho capito. Però, cioè, a parte gli scherzi, ma se lo veni a casa. No. Te la fai cazzi te. Cammino per il corridoio e vedo tante porte. Appiccio la televisione e mi rincazzo forte. E delle case d'avezzana hanno chiuse le porte. E penso a quando scemo tutti tremano le cose. Mi sveglio con questo pensiero tutte le mattine. Ormai è difficile socializzare senza uscire. Mi vedo 7-8 puntate prima di dormire. Ne so finita quella serie in 24 ore. Chi si aspetteva che questo virus teneva st'impatto? Una 3-2 giorni dentro a casa poi divento matto. Non faccio un cazzo tutto il giorno e poi mi sento stanco. Tutto il resto è noia, disse Califano Franco. E se esce solo per la spesa e per le sigarette. Mamma ha fatto solo 136 polpette. In testa solo il ricordo di giornate belle. Ma stengo chiuso dentro a casa con tale matonelle. La quarantena dentro a casa si incomincia a far sentire. La quarantena dentro a casa non la posso sopportare. La quarantena dentro a casa si comincia a far sentire. La quarantena dentro a casa non la posso sopportare. Esce i pomeriggi e che ne è cagnata niente. È sempre pieno di gente a piazza Risorgimento. Dentro a casa e trovo nonno con la mascherina. Mi dice sta a distanza che mi debbe fare vaccino. Ma ne dite che ci debbe a di male 7. Speriamo che si sbrigano che debbe fare 3-7. E ste virus de persone ne ha colpite molte. A chi una volta sola, a chi pure 3-4 volte. Sicuramente zona roscia, Pasqua e Pasquetta. Ormai è una vita che non organizza una cenetta. 7-8 amici in piedi e coce con la canaletta. Gli arrosticini accompagnati da una bella spinetta. La quarantena dentro a casa si comincia a far sentire. La quarantena dentro a casa non la posso sopportare. La quarantena dentro a casa si comincia a far sentire. La quarantena dentro a casa non la posso sopportare. E abbiamo appena visto il video e io ho qui il piacere di avere proprio i due autori di questo video che sta impazzando su tutti i social, sia marsicani ma sia un po' in tutto l'Abruzzo, un video in chiave dialettale abruzzese. Ho qui appunto gli autori e ringrazio per essere presenti Federico Laguzzi e Claudio Danese. Claudio, parto subito con te. Un video che sicuramente ironizza questo momento complicato che stiamo vivendo. Dove nasce l'idea e l'ispirazione per un video del genere? Ciao, buonasera a tutti. Io sono solito, cioè mi diverto a fare queste cose, prendere i testi di canzoni famose e reinventarli in dialetto. Un pomeriggio eravamo insieme parlando, abbiamo deciso di rifare questa canzone. Quindi mi stai dicendo che è tutta farina del vostro sacco, testi, sceneggiatura, avete scelto tutto voi nel giro di poche ore? Sì, abbiamo scelto tutto noi e nel giro di un giorno abbiamo scritto la canzone e qualche giorno dopo l'abbiamo ripresa.
Federico, questo video sta impazzando sui social, tantissime le condivisioni, le visualizzazioni. Siete soddisfatti un po' di portare qualche risata, qualche, insomma, qualche pensiero meno negativo a tutte le persone che vi seguono? Buonasera a tutti. Sì, come dici tu, è una bella soddisfazione vedere un po' di allegria in giro in questo periodo di stress, comunque che ci tiene un po' tutti sulle spine, un po' stressati, e quindi regalare alle persone un momento, seppur nel nostro piccolo, è comunque una bella soddisfazione. E niente, volevo aggiungere, ringraziamo il nostro videomaker Fernando, perché lui ci asseconda sempre in queste nostre follie, e niente, insomma, non, l'importante è abbiamo appunto cercato di sdrammatizzare su questa situazione, perché riteniamo che sia necessario, soprattutto in questo momento storico. Ma infatti voi non è la prima volta, insomma, che fate video del genere, un primo video sul Covid, sull'ironizzazione di questa pandemia, lo avete fatto proprio nel marzo scorso, primo lockdown che ha interessato tutto il mondo e tutta l'Italia, quindi un altro video, ma avete mai pensato che forse in prospettiva futura questo potrebbe portarvi anche dei guadagni economici, quindi diventare un vero e proprio lavoro e non solo un passatempo? Beh, in realtà in quest'ottica non l'abbiamo mai vista, perché noi lo facciamo più per divertimento, per passione, se così si può definire, perché ci divertiamo a stare insieme, a inventare cose, a fare video. Sì, è vero che il mondo del lavoro è in continua evoluzione, però ecco, non l'abbiamo mai vista in quest'ottica. Non siamo i primi che fanno questo tipo di parodie, di queste rivisitazioni, e non saremo neanche gli ultimi, quindi voglio dire, alla fine ci sta, è stato giusto così. Quando ci viene l'ispirazione facciamo questi video. E allora spero che vi venga più spesso l'ispirazione, perché anche a me avete, insomma, regalato un momento di sorriso. Claudio, com'è cambiata la tua vita, la vita dei giovani in generale, proprio a seguito della pandemia? La pandemia è stato un brutto colpo. Dall'uscire tutti i giorni a non uscire più non è stato facile, però andiamo avanti, passerà prima o poi e torneremo a divertirci. Intanto ci divertiamo con questi video che facciamo per tutti coloro che ci capiscono, perché beh, il dialetto abruzzese giustamente non è da per tutti. Ma infatti proprio in merito al fatto che voi facciate questi video in chiave dialettale abruzzese, perché l'idea proprio di farli in dialetto? Ma dal mio punto di vista la cosa divertente nella nostra zona è proprio questa, quindi non avendo visibilità in tutta Italia ci possiamo farli in dialetto. Eh sì, che poi il dialetto in tutte le cose, diciamo che dà quella marcia in più. Federico, giro anche a te la stessa domanda fatta a Claudio. Quanto ha influenzato la pandemia nel mondo dei giovani, nel mondo degli studenti e dei lavoratori, come magari lo è Claudio? Beh, la pandemia ha rivoluzionato le vite di tutti, ecco, non c'è stata una categoria che non è stata colpita da questa situazione. Insieme alla pandemia vanno considerati ovviamente anche tutti gli strascichi che si porta dietro, anche i disagi psicologici che comunque siamo portati a vivere in questo periodo, le fragilità che emergono. Quindi anche in un'ottica di un territorio unito è stato bello regalare alle persone dei 10 minuti, magari perché l'avranno visto 2 volte, sono ottimista, e 10 minuti di spensieratezza che magari ha permesso di tralasciare tutti i pensieri negativi al di fuori. E quando riguarda il dialetto, riteniamo che sia molto più musicale, quindi sia molto più facile adattare, effettuare troncamenti, quindi è molto più gestibile come cosa. E poi appunto in un'ottica di un territorio che deve ritrovare la sua unità, e abbiamo ritenuto che fosse corretto fare così.
E io credo che abbiate ritenuto davvero giusto questo ragionamento sul dialetto. Magari chi non è abruzzese potrà chiedere spiegazioni proprio ai diretti interessati su ciò che viene detto nel video musicale. La traduzione, come dice Claudio. Chiudiamo, ragazzi, con vi voglio chiedere una domanda. Secondo te, Claudio, quando finirà tutto questo, quando ci sarà finalmente il via libera, saremo comunque condizionati sempre da tutto questo che abbiamo vissuto? Sì, inizialmente sicuramente sì, dopo piano piano si ripartirà e tornerà tutto come prima. E torneremo nei bar avezzanesi che tanto amiamo il sabato sera. Sì, faremo le live di queste nostre creazioni improvvisate. E, beh, sì. Sicuramente, come ho detto, la pandemia porta con sé tanti strascichi e li porterà per molto tempo, perché mi metto anche nei panni delle attività in difficoltà, nei panni appunto delle persone che si trovano ad affrontare un periodo del genere mai vissuto prima, mi metto nei panni anche dei bambini che non riescono ad avere la loro vita senza che appunto questa pandemia li ostacoli, e spero che davvero un giorno ripartirà tutto, e sono fiducioso, insomma, con questi vaccini anche vediamo se la situazione migliorerà. E quindi siamo fiduciosi anche noi. Intanto ringrazio Federico Laguzzi e Claudio Danese per averci regalato 4 minuti di video in completa serenità. Grazie a voi, ragazzi.